Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. La tua morte, o Signore, ha portato eventi disastrosi. La terra ha tremato, le pietre si sono spaccate, i sepolcri aperti, il velo del tempio squarciato. Nei momenti in cui non sento la tua voce, nei momenti in cui penso di essere rimasto solo, riportami, o Maestro, a quel venerdì santo, quando tutto sembrava perduto. Quando solo troppo tardi il centurione riconobbe la tua appartenenza al Padre. In quei momenti possa il mio cuore non chiudersi all'amore e alla speranza e la mia mente ricordare che ogni venerdì santo ha la sua Pasqua di risurrezione.